Buonasera a tutti, cari spettatori meteo. Oggi vedremo le previsioni meteo fino al 26 di gennaio con tendenza successiva. Prima di iniziare, comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdere nessun altro nuovo video. Allora, possiamo vedere che in questi giorni ci sta colpendo una forte ondata di maltempo. Temporali che comunque questa nottata hanno colpito pesantemente la parte della costa toscana con veramente venti molto forti. In questo momento ci sono nevicate sulle Alpi, niente neve né a Bolzano né a Trento, comunque con temperature sui 4-5 gradi, temperature in rialzo su tutta l'Italia. Comunque potremo trovare gradi che possono arrivare sui 10 gradi su Parma, 10 gradi a Milano, temperature un po' più fresche sul Piemonte, Torino può arrivare a massimo di 5 gradi. Temperature praticamente tutte in rialzo. Il sud, temperature che si oscillano tra i 15 e i 12 gradi. Possiamo vedere, allora, le piogge sono in atto in questo momento sul lungo la pianura padana, che poi andranno sempre di più verso il Friuli. Nevicate che si porteranno a quote un po' più alte, visto con l'aiuto di correnti d'aria più di masse d'aria più calda, che portano a quota neve sulle Alpi su circa sui 1000 metri. Nevicate invece che sull'Appennino si aggirano intorno ai 1000-1200 metri. Temporale in questo momento sulla costa sud dell'Italia, verso la Campania, instabilità sulle Marche, sulla Puglia e qualche piovasco con del sole sul Sicilia. Sardegna che comunque è prevalentemente soleggiata. Possiamo vedere comunque dal radar che in previsione c'è già la seconda ondata di quello che deve arrivare, già pronta, che è sulla Francia. Allora, andiamo avanti, andiamo nella giornata di oggi esattamente. Eccoci qua. Se la giornata di oggi alle 2 comunque possiamo vedere che temperature rialzo lungo le Alpi, Bolzano può arrivare a 7 gradi, Merano può arrivare a 8 gradi, quindi temperature tutte in rialzo, neve consistente a quote abbastanza alte sul Friuli, instabilità comunque che colpirà il centro-nord, anche delle nevicate su quote sui 1500 metri su Abruzzo, su Calabria. Andando avanti nella giornata di oggi. Instabilità comunque che a Torino, scusate, avevo detto male, temperature che anche su Torino possono arrivare a 10 gradi, scusate. Nel corso della nottata ci saranno cioè nel corso della serata inizieranno ad esserci delle piogge sulla Toscana, sul centro Italia, alternate tra schiazzi di sereno e nuvolosità e piogge più forti. Arriverà della pioggia poi nel corso della mattinata, dalla seconda ondata di maltempo, che colpirà nella giornata di domani, cioè di domenica, durante la mattinata tutto il centro Italia, con piogge abbastanza molto consistenti su Toscana, Lazio, Campania e Alta Calabria su Basilicata. Poi nel corso della giornata ci saranno temporali più consistenti verso sud. E schiarite intanto che si iniziano a far vedere, come abbiamo visto, verso il nord e centro-nord. Qua possiamo vedere che i nevicati comunque si aggireranno vicino all'Aquila. Nel corso della serata di domani ci saranno piogge più consistenti verso sud. Andando avanti, poi durante la notte le temperature andranno con le gelate notturne, però attenzione, arriverà durante la notte un'altra ondata che qui. Dobbiamo ancora fare un po' di attenzione alla situazione perché durante l'arrivo di questa perturbazione troverebbe un'altra volta il settore del centro e nord Italia scoperto, quindi con temperature e suolo sugli intorno ai 0 gradi. Quindi ci potrebbe essere la possibilità di vedere qualche fiocco sulla costa, però ora ve lo voglio far vedere. Sono tutte ipotesi, comunque eccoci qua, possiamo vedere che incontrerebbe la pioggia incontrerebbe il suolo che è intorno agli 0 gradi. Vedete Firenze 2 gradi, Pisa 2 gradi, comunque
veramente Pistoia 1 grado, quindi veramente potremmo trovare dei fiocchi anche a Firenze, ma queste ovviamente sono tutte delle ipotesi e niente di sicuro. Andando a vedere la giornata di martedì, cioè del 26, concludendoci, possiamo vedere comunque che le perturbazioni se ne andranno e dovrebbe poi, ora vediamo anche dai modelli, dovrebbe arrivare un abbassamento delle temperature su tutta l'Italia. Qualche stabilità che comunque potrà rimanere al sud, ma veramente poco o niente. Nevicate che si rifarebbero presenti a quote molto più basse sulle Alpi e anche sull'Appennino. Bolzano possiamo vedere che potrebbe arrivare fino a meno 13 gradi. Andiamo a vedere ora i modelli. Eccoci qua, possiamo vedere i modelli delle proiezioni fino alla fine di questo gennaio. Possiamo vedere che in questo momento comunque siamo colpiti dall'arrivo di questa massa d'aria più fredda. In questo momento è colpita principalmente il nord e centro Italia, un po' di meno il sud, che però poi andando avanti inizierebbe a coinvolgere un pochino di più anche il sud. Qua siamo al 25, il 25 rimarrebbe l'ultimo nocciolo d'aria fredda e che poi se ne andrebbe facendo portare un momentaneo tra il 28 e il 29 un rialzo delle temperature che però verrebbe il 31 subito frenato dall'arrivo di questo campo d'aria più fredda che sta creando sempre col bassa pressione, col nucleo, sulla Gran Bretagna. Ora, piccolo, andando un attimo avanti, possiamo arrivare fino al 2 di febbraio, comunque vi inizio a portare. Qua siamo sempre al 31, poi arriverebbe l'1, questo secondo arrivo d'aria molto più fredda di origine artica, che porterebbe comunque sempre del freddo. Poi, forse, il 3 dovrebbe esserci un momentaneo risalito delle temperature, ma ovviamente queste immagini che vi sto fornendo sono solamente delle ipotesi, quindi veramente c'è da prenderle con le pinze. Niente, andiamo anche un attimo a vedere dove nevicherà in questi giorni. Eccoci qua, ora concludiamo con le precipitazioni nei prossimi 3 giorni. Possiamo vedere, anzi, che ci saranno comunque delle nevicate sull'Appennino, possiamo vedere comunque che cadranno su circa 20 centimetri anche lungo l'Appennino centro Italia. Ora ingrandiamo. Eccoci qua. Possiamo vedere a Norcia che ci sarebbero della neve a Norcia, vicino all'Aquila. Comunque tutte. L'Aquila addirittura 20, quasi sui 30 centimetri, secondo me saranno sui 20 centimetri. Comunque dovrebbe nevicare tutto l'entroterra dell'Italia sull'Appennino, mentre niente nevicate veramente deboli al sud. Possiamo vedere vicino a Cosenza comunque che sui monti ci nevicherà. Eccoci qua, ingrandiamo così almeno potete vedere bene. Quindi comunque veramente nevicate che si faranno veramente rare in questi giorni, se non quasi inesistenti, al sud, mentre al nord invece ci saranno delle precipitazioni a carattere nevoso nei prossimi 3 giorni abbastanza consistenti. Possiamo vedere, ingrandiamo un attimo, eccoci qua, possiamo vedere Torino con qualche fiocco, potremo osservare su 1 centimetro circa, potremo osservare qualche fiocco più che altro nevischio. Neve che colpirà anche in maniera abbastanza docile, possiamo dire Cuneo. Invece nevicate più consistenti su Aosta, nevicate più consistenti sul Trentino, possiamo vedere comunque Bolzano che con meno 12 si porta i suoi 10 centimetri, 7 centimetri, scusate, anche Merano sugli 8 centimetri, Bressanone 9 centimetri, Vipiteno sui suoi 12 centimetri. Mentre Pieve del Cadore comunque nevicate già più consistenti, che possono arrivare fino a 20 centimetri. Potremmo trovare anche qualche fiocco presso Venezia, presso Treviso, comunque più che altro del gelicidio, delle nevischiate, non più di 2 centimetri. Quindi veramente, veramente poca roba.
Niente, queste erano le previsioni. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e alla prossima.